Il pescato fresco, pizze con farine macinate a pietra e integrali, prodotti di eccellenza. Questo è Nodi, la nuova creatura di Giorgio Moffa. Il bianco e il blu richiamano tradizione, lavoro in mare, il mix giusto per soddisfare il palato più fine. Una cucina di mare di alto livello e di grande qualità. Nodi è cucina innovativa, a Fornia, in via Unità d'Italia. Sarà pubblicato nelle prossime ore l'avviso del Comune di Frosinone per l'erogazione dei buoni alimentari e dei buoni a sostegno delle spese per le utenze domestiche, quali misure urgenti connesse all'emergenza Covid-19. L'amministrazione Ottaviani intende così rinnovare gli interventi di sostegno economico in favore di famiglie anche mononucleari in situazione di contingente indigenza economica derivante dall'emergenza socio-sanitaria. Per l'adozione di tali misure il Comune di Frosinone provvederà ad acquisire da parte degli operatori economici come supermercati, discount alimentari, ipermercati, già coinvolti nell'erogazione dei precedenti buoni spesa, la conferma della disponibilità a partecipare all'iniziativa di solidarietà alimentare, acquisendo all'occorrenza eventuali ulteriori disponibilità. Come già avvenuto per i precedenti avvisi, anche in questo caso è prevista una gestione informatizzata delle misure di sostegno economico attraverso il ricorso ad una specifica piattaforma online ad accesso riservato al fine di ridurre i tempi di riconoscimento del beneficio. L'avviso pubblico conterrà specifiche linee di indirizzo e modalità operative per la concessione dei buoni alimentari e di quelli a sostegno delle spese per le utenze domestiche alle persone in condizioni di difficoltà economica. In particolare i destinatari dovranno essere residenti nel comune di Frosinone, essere in carico ai servizi sociali, ovvero trovarsi in una situazione di bisogno a causa e per effetto dell'applicazione delle norme relative al contenimento dell'epidemia da Covid-19 previa autocertificazione che ne attesti lo Stato. Dovranno inoltre avere, secondo l'assessorato coordinato da Massimo Tagliaferri, un ISEE di valore uguale o inferiore a 13.000 euro.